Ma anche qui, io non ho capito, è un po' di tattica europea il dover anche salvare la faccia, oppure i dubbi sono sostanziali su come abbiamo utilizzato i margini di flessibilità che l'Europa ci dava nella legge di stabilità? Allora, l'Italia può chiedere la stabilità che sta chiedendo, è previsto assolutamente dalle regole del patto di stabilità e dall'interpretazione che le ha dato Juncker. Diciamo che agli europei non piace molto l'idea che l'Italia chieda tutta questa flessibilità su diversi fronti. Però la richiesta dell'Italia è assolutamente legittima dal punto di vista legale, nel senso che nessuno ha mai detto che non si può accumulare la flessibilità. Il problema è che in Europa, come al solito, si teme che concedendo flessibilità, quindi allargando i cordoni della borsa per l'ennesima volta, il debito italiano continui ad aumentare. E questo naturalmente è un fardello sostenibile finché siamo in una situazione come l'attuale, dove c'è il quantitative easing che ci fa da scudo sull'acquisto dei titoli pubblici, dove abbiamo un petrolio, che continua a scendere e quindi diciamo, offre benefici alla nostra bilancia dei conti correnti. Ma in Europa si teme che se un giorno dovesse girare il vento e l'inflazione tornare al 2%, l'Italia, non avendo fatto, o perlomeno avendo fatto sforzi strutturali limitati, si possa ritrovare con uno spread alle stelle e dunque con il debito che diventa insostenibile. Sono queste le ragioni per cui, diciamo, si tira un po' la corda, insomma, Si vuole far pesare si l'Italia, insomma, tema, ho capito. No, no, ma ecco, è e chiarissimo. poi comunque credo che alla fine questa flessibilità verrà concessa perché non ci dovrebbero essere ragioni per non concederla, ma forse in qualche modo lo si farà con un controllo molto stretto sull'utilizzo dei soldi, diciamo. Facendola anche pesare, come tu, diciamo, spiegavi molto bene. Grazie anche a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles.